Natale è sempre un momento importante per far esibire i nostri studenti, l'orchestra classica che ormai si è affermata sul territorio, non solo in Piemonte ma anche in altre zone d'Italia, eseguirà un concerto appunto dedicato a Mozart, Beethoven e Rossini. Avremo un solista che suonerà il concerto di Mozart per l'orchestra, che è il primo corno dell'Orchestra Sinfonica Nazionale d'Italia, questo l'11 al pomeriggio. Andando avanti, il 18, no, sì, il 18, esatto, un altro appuntamento simile a quello di Lotte, in collaborazione con Ascom, sempre in via Roma, con gruppi diversi, al posto del duo pianistico sarà il Corvopsis, che insomma più preparatorio adatto al Natale, insomma i cori, i canti natalizi sono sempre graditi e più ci avviciniamo al Natale, più andiamo verso un repertorio attinente. Questo il ti ha aiutato perché il 16 ho saltato il 16 sì. Non ricordo più il 16. Niente, ho sbagliato io. No, il 13. Il 13. Ah, sì, scusate. Ah, il 13 è un evento molto interessante. Il titolo è Canzoni di Natale. Allora avremo il piacere di ospitare l'autore di un libro, si chiama Maurizio Blatto. Un personaggio molto importante, se cercate su Google vedrete chi è Maurizio Blatto, ha scritto un libro che non c'era, cioè Le canzoni di Natale. Parla delle canzoni di Natale, sarà una presentazione concerto perché insieme a lui insomma, si suonerà, si canterà e ci sarà questo suo bel modo di presentare il suo libro, ma diciamo fatto in modo estremamente accattivante e pertinente.